L'estate sta per terminare, ma l'attenzione sulla pineta di Castelfusano deve necessariamente rimanere alta. Nonostante il rischio incendi non sia ancora del tutto scongiurato, la situazione nel polmone verde è critica. Sono presenti accampamenti abusivi, resti di vecchi sgomberi e rifiuti abbandonati tra la vegetazione. L'inciviltà dei fruitori della riserva e la mancanza di controlli e manutenzione da parte dell'amministrazione del decimo municipio vanno per così dire a braccetto. La pineta di Castelfusano rappresenta, diciamo, un patrimonio dei cittadini in quanto parte integrante, della riserva del litorale, però purtroppo ci sono vaste aree di questa pineta che, diciamo, che stanno in preda di abbandono, incuria e anche di illegalità. E nei prossimi giorni, facciamo protocollare ai nostri consiglieri municipali una interrogazione dove si chiede alla Presidente, al decimo municipio e agli assessori di riferimento di attivare un tavolo con gli enti preposti affinché si possa stilare un cronoprogramma di lavori puntuale e efficace e possa dare risposte concrete che oramai i cittadini aspettano da tempo. Ci sono un paio di cose che potrebbe fare l'amministrazione. Prima di tutto, mettere a sistema tutte quelle realtà che già in qualche modo, in maniera volontaria, contribuiscono a sistemare la pineta. E poi, questo è un polmone verde a cielo aperto. Probabilmente la più grande palestra a cielo aperto del Mediterraneo. Penso ad esempio a tutte le manifestazioni sportive, podistiche, alla palestra informale che è qui dentro la Pineta, messa a sistema consentendo a tante associazioni sportive dilettantistiche di fare attività ed attrezzare meglio la Pineta, sgravarle dal costo dell'organizzazione e utilizzare quei fondi per risistemarla la Pineta. Purtroppo i problemi sono anche altri. Nonostante siano sotto gli occhi di tutti, non vengono affrontati e tantomeno definitivamente risolti. Ci sono anche delle fette grandissime della pineta che sono abbandonate all'illegalità, per cui abbiamo il discorso degli insediamenti abusivi con presenza di fornelli a gas, insomma, che è veramente un assurdo. Poi il racket della prostituzione, quindi vengono vessate queste donne in questo modo. E poi dove c'è questo esercizio, purtroppo in quelle zone, se ci si addentra, ci sono cumuli di rifiuto dappertutto, poi discarica abusiva, insomma operativamente io penso questo. Potrebbe essere utile tutto l'itinerario carrabile della pineta essere veramente creare un impedimento a tutti i mezzi su ruote di poter entrare, ma anche nelle piazzoline purtroppo. E poi probabilmente potrebbe essere utile mettere delle telecamere in tutto il circuito.